Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Leggo le catene di WhatsApp con enfasi. Mi sono arrivate un po' di catene rispetto alla settimana scorsa, quindi oggi partiamo direttamente in quarta perché è un po' sono sull'applicazione e quindi... Madonna, che arte! Avviso importante. L'app dittatoriale del regime mondialista di monitoraggio del Covid-19 è una vera e propria trappola. Se installate quest'app, sarà la fine della vostra privacy, in ogni forma. In pratica, state dando l'autorizzazione a scaricare tutti i vostri dati personali, inoltre a registrare le vostre telefonate e a prelevare le persone eventualmente positive, anche se asintomatiche, dai nuclei familiari. Anche con l'uso della forza. Una vera e propria caccia alle streghe. State autorizzando il personale sanitario a prelevare i vostri cari dalla vostra abitazione per essere portati in centri di isolamento. Non installatela, avvisate parenti, amici e conoscenti di stare molto attenti. Altra cosa importante. Non permettete a nessun conoscente, parente o amico che ha installato quell'applicazione di avvicinarsi a voi e ai componenti della vostra famiglia. Se quelle persone hanno il vostro contatto nella loro rubrica, anche voi sarete mappati. Vi invito a cercare in rete il piano dell'OMS nel quale ha preso parte Roberto Burioni. State molto attenti. Questi sono reati criminali. Vogliono violare la Costituzione italiana e la libertà individuale. Non è legge, non è obbligatoria e non lo sarà mai. Questi sono fuori di testa. Ci sono un paio di cose che non mi tornano, ma solo un paio. Per il resto è tutto bellissimo. Ciao, se non condividi l'idea dell'app relativa al tracciamento per il Covid, aderisci anche tu al silenzio totale, spegnendo ogni apparecchio di trasmissione e soprattutto lo smartphone. Questo per dimostrare che fino a prova contraria, l'utilizzo di questi strumenti è lasciato al nostro unico arbitrio e che nessuno può renderlo obbligatorio in nessun modo. Il geolocalizzatore si può o non si può attivare e sta a noi decidere come e quando utilizzarlo. Sabato 25 aprile 2020, dalle 12 alle 13, silenzio totale, sparire dai radar. Certamente i vari server registreranno il fenomeno e speriamo che serva a far capire che non vogliamo che la nostra vita sia soggetta a possibili controlli indesiderati. Se sei d'accordo, cerca di coinvolgere quanta più gente possibile. Ricordati che da spenti i dispositivi sono sempre localizzabili, ragion per cui gli smartphone di ultime generazioni hanno la batteria fissa e non rimovibile, come quelli vecchi. Un sistema semplice per renderli invisibili è quello di incartarli con della pellicola d'alluminio, tipo cookie per intenderci. L'alluminio crea un'ottima schermatura rendendo di fatto invisibile. Anche se acceso. Prova a farlo e poi fatti telefonare da qualcuno. Vedrai che non c'è segnale. No. No. Ah, e adesso mi è arrivata una. Ecco, mi hanno inviato una petizione di change.org col titolo Stop alla diffusione di materiale pornografico non consensuale. Wow, sembra interessante. Sentiamo spesso di ragazze e a volte anche ragazzi che arrivano a togliersi la vita perché video e foto di loro momenti intimi iniziano a circolare in rete. Il tutto ovviamente senza il loro consenso. Ma sappiamo tutti come e chi si nasconde dietro questo sistema? Al momento, in Corea del Sud è in corso un'indagine aperta in seguito alla denuncia di alcune persone vittime dello stesso sistema usato anche qui in Italia. La diffusione avviene soprattutto tramite alcune app come Telegram o WhatsApp, dove si creano gruppi il cui fine è lo scambio di materiale di qualsiasi tipo: video di violenze e stupri, informazioni private delle vittime, materiale pedopornografico, revenge porn, anche selfie innocenti che scatenano commenti a sfondo sessuale e degradatori da partecipanti della chat.
La circolazione in rete di tali materiali è estremamente rapida grazie al poco controllo e al fatto che gli utenti si sentono al sicuro da possibili conseguenze, causa della crittografia che protegge le chat. Cito le parole di un utente. Telegram esiste apposta per fare tutto quello che è legale e perverso. Le vittime sono soltanto carne da fottere e stuprare, da sbattere in rete e bond e basta. Tali violenze, finché verbali e psicologiche, dovrebbero essere inammissibili. Le punizioni per autori di questi reati dovrebbero essere chiare e forti. Per questo avanziamo una richiesta al ministro degli interni Luciana Lamorgese affinché si adoperi in modo tale che le forze di polizia agiscano prontamente per tracciare i reati che vengono commessi ogni giorno su queste piattaforme. Allo stesso modo chiediamo a Telegram e WhatsApp di attivarsi in modo tale che queste piattaforme non diventino porto franco per chi ogni giorno si macchia di reati come revenge porn e pedopornografia e che collaborino, quando richiesto, con le forze dell'ordine. Vogliamo chiedere allo Stato, alla polizia postale e a chiunque possa fare qualcosa in merito di agire, di non lasciare sole le vittime, di identificare e perseguire coloro che hanno preso parte alla condivisione di materiali simili nel tentativo di fermare queste pratiche che portano le vittime a non riuscire più a vivere, non riuscire più a vivere serenamente la propria vita, portandole spesso alla drastica e disperata decisione di privarsene. Ehi, scusa internet, non è che potresti smetterla di fare porno? Grazie. Vabbè. Queste sono le catene che avevo da proporvi oggi. Per la prossima settimana ne ho già un paio, ma siccome non voglio fare durare il video un'eternità, ve li risparmio e ce le si becca la prossima settimana. Quindi noi ci salutiamo, ci si becca mercoledì con un'altra puntata di Occhio al Mondo, domenica con un'altra puntata di Occhio al Mondo e lunedì con la prossima puntata. Quindi nulla e buona giornata, se becchiamo. Ciao.